Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco di Alimet Omicron Italia SRL, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha di Alimet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere di Alimet durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha di Alimet? Dialimet ha un farmaco a base del principio attivo metformina più glibenclamide, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico associazione di antidiabetici orali. È commercializzato in Italia dall'azienda Omicron Italia SRL. Dialimet può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dialimet 5 mg più 500 mg 36 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Abiogen Pharma SPA, concessionario. Omicron Italia SRL, ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A, principio attivo. Metformina più glibenclamide. Gruppo terapeutico. Ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni. Diabete mellito non insulinodipendente, non chetoacidosico, che non sia controllabile con la sola dieta o con la dieta e sulfanilurea. Posologia. Adulti con normale funzione renale, GFR a 0,90 ml/min. La posologia giornaliera, le modalità e la durata del trattamento vanno stabilite dal medico curante in base alla situazione glicometabolica del paziente. In linea di massima la posologia di 1-3 compresse al giorno, suddivise ai pasti principali. Compromissione renale. La GFR deve essere valutata prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti metformina e, successivamente, almeno una volta all'anno. Nei pazienti con aumentato rischio di ulteriore progressione della compromissione renale e negli anziani, la funzione renale deve essere valutata con maggior frequenza, ad esempio, ogni 3-6 mesi. La dose massima giornaliera di metformina deve essere preferibilmente suddivisa in 2-3 dosi giornaliere. I fattori che possono aumentare il rischio di acidosi lattica, vedere paragrafo 4-4, devono essere riesaminati prima di prendere in considerazione l'inizio del trattamento con metformina in pazienti con GFR 60 ml/min. Qualora non fosse disponibile un dosaggio adeguato di dialimeti singoli monocomponenti, devono essere utilizzati al posto dell'associazione a dose fissa. GFR ml/min, metformina, glibenclamide, 60-89, la massima dose giornaliera a 3000 mg. Una riduzione della dose può essere presa in considerazione a fronte del peggioramento della funzione renale. Una ridotta funzione renale può dare luogo a fenomeni di accumulo del prodotto e quindi a maggiore frequenza di fenomeni ipoglicemici. 45-59, la massima dose giornaliera a 2000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30-44, la massima dose giornaliera a 1000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30. Metformina controindicata. Glibenclamide controindicata. Controindicazioni. Ipersensibilità nota verso uno qualsiasi degli eccipienti, verso la metformina, verso la glibenclamide o altre sulfonamide e di loro derivati, possibili fenomeni di sensibilità crociata. Diabete latente. Diabete sospetto. Diabete gestazionale, diabete insulinodipendente, diabete chetoacidosico, coma e precoma diabetico, qualsiasi tipo di acidosi metabolica acuta, come acidosi lattica, chetoacidosi diabetica, insufficienza renale severa, GFR, 30 ml/min, condizioni acute con possibilità di alterazione della funzione renale come disidratazione, infezione grave, shock, trattamento in corso con diuretici o con agenti antipertensivi suscettibili di provocare alterazioni della funzione renale o durante un'urografia endovenosa. Affezioni cardiocircolatorie gravi, scompenso cardiaco, stato di shock cardiogeno tossinfettivo, turbe della circolazione arteriosa periferica. Malattie acute o croniche che possano provocare ipossia tissutale come insufficienza cardiaca o respiratoria, recente infarto miocardico, shock. Insufficienza surrenale. Insufficienza epatica, intossicazione acuta da alcol, alcolismo. Regimi fortemente ipocalorici e, soprattutto, stati di digiuno. Gravi malattie distrofiche. Emorragie acute gravi. Shock. Gangrena.
durante i due giorni precedenti o seguenti un intervento chirurgico, gravidanza e allattamento, somministrazione intravascolare di agenti di contrasto iodati, vedi sezione 4, 4 euros, avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego a euro S. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per la presenza di un derivato sulfanilureico l'uso deve essere limitato ai pazienti con diabete mellito sintomatico insorto in età adulta e non chetogenico che non possa essere controllato con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'azione ipoglicemizzante della sulfanilurea può essere aumentata dal dicumarolo e derivati, dagli inibitori delle monoaminossidasi, dai sulfamidici, dai chinoloni, principalmente fluorochinoloni come gatifloxacina, ciprofloxacina, eccetera, dal fenilbutazone e derivati, dal, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dialimet insieme ad altri farmaci come Euros Allozofa Euro, Euros Aviflucox Euro, Euros Bactrim Perfusione Euro, Euros Bactrim Euro, Euros Canagida Euro, Euros Crinozola Euro, Euros Dactarin, Capsula Molle Euro, Euros Dactarin, Crema Euro, Euros Dactarin Dermatologico Euro, Euros Dactarin, Gela Euro, Euros Decoderma Euro, Euros Diflucan, Capsula Euro, Euros di Flucan, polvere a euro, Euros di Flucan, soluzione, uso interno, a euro, Euros di Zolo Euro, Euros Lazora Euro, Euros Fluconazolo Abca Euro, Euros Fluconazolo Acorda Euro, Euros Fluconazolo Almusa Euro, Euros Fluconazolo Eurobindo Euro, Euros Fluconazolo B Brown Euro, Euros Fluconazolo Bioindustrial. I.M. Euro, Euros Fluconazolo Doc Generica Euro, Euros Fluconazolo Ega Euro, Euros Fluconazolo Galenica Senesia Euro, Euros Fluconazolo Xela Euro, Euros Fluconazolo Icma Euro, Euros Fluconazolo Cabia Euro, Euros Fluconazolo Milana Euro, Euros Fluconazolo Pensa Euro, Euros Fluconazolo Ratiofarma Euro, Euros Fluconazolo Sanduza Euro, Euros Fluconazolo Suna Euro, Euros Fluconazolo Zentiva Euro, Euros Flucostenola Euro, Euros Fluchimetesa Euro, Euros Flumicona Euro, Euros Flumosa Euro, Euros Fluresa Euro, Euros Fungusa Euro, Euros Gastrografina Euro, Euros Gemifluxa Euro, Euros Claidera Euro, Euros Lefun Sola Euro, Euros Luramica Euro, Euros Lucandiola Euro, Euros Miconal, Crema Euro, Euros Miconal, Crema, Polvere a Euro, Euros Miconal, Lavaggio barra Bagna Euro, Euros Miconal, Ovulo a Euro, Euros Miconics a Euro, Euros Micotef, Crema a Euro, Euros Micotef, Crema, Crema, Ovulo a Euro, Euros Micotef, Gela Euro, Euros Micotef, Soluzione a Euro, Euros Mucesa Euro, Euros Neonedil, Soluzione a Euro, Euros Neoxinal Alcolico a Euro, Euros Nizacola Euro, Euro Sumnipaque 300 Euro, Euro Sprilagin, Crema, Emulsione a Euro, Euro Sprilagin, Crema a Euro, Euros Reflex a Euro, Euro Stedima Euro, Euro Strimicosa Euro, Euro Svend, Compressa Rivestita Euro, Euro Svend, Polvere a Euro, Euro Svoriconazolo Accorda Euro, Euro Svoriconazolo Aristo Euro, Euro Svoriconazolo Eurobindo Euro, Euro Svoriconazolo DRRDisa Euro, Euro Svoriconazolo Milan Pharma Euro, Euro Svoriconazolo Milana Euro, Euro Svoriconazolo Sandozba Euro, Euro Svoriconazolo Sanduza Euro, Euro Svoriconazolo Teva Euro, Euro Svinca Euro, Euro Zamizola Euro, Euro Zerfuna Euro, Euro Zolodera Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dialimet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dialimet durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dialimet ha controindicato in gravidanza. Il diabete non controllato durante la gravidanza, gestazionale o permanente, ha associato ad un aumento del rischio di anomalie congenite e mortalità perinatale. 1. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il paziente deve essere informato del rischio di ipoglicemia e conseguente riduzione della capacità di concentrazione e di reazione e avvertito di tenerne conto prima di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati possono verificarsi durante il trattamento con l'associazione glibenclamide e metformina. La loro frequenza è definita come segue. Molto comuni. A 0 yen un decimo. Comuni. A 0 yen un centesimo. Non comuni. A 0 yen 1.1000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio si può incorrere in ipoglicemia che può arrivare sino a dare luogo a turbe del comportamento o a coma.
a seconda della gravità, somministrare glucosio per via orale o per via endovenosa, soluzione glucosata ipertonica, ed ospedalizzare. Si possono manifestare inoltre disturbi gastrointestinali. Forti sovradosaggi di metformina o rischi concomitanti della metformina possono portare all'acidosi lattica. L'acidosi lattica rappresenta un caso medico di emergenza e va trattata in ospedale. Il metodo più efficace per eliminare lattato e metformina all'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica, associazioni di antidiabetici orali, codice ATC. A10BD02. Nel prodotto di Alimet si trovano associate la glibenclamide, sulfanilurea della seconda generazione, attiva a bassi dosaggi ed in grado di agire, proprietà farmacocinetiche. La glibenclamide è assorbita per l'84% dal tratto gastrointestinale e viene eliminata per via digestiva ed urinaria dopo essere stata trasformata dal fegato in metaboliti inattivi. L'emivita di eliminazione ha dati preclinici di sicurezza. I risultati degli studi di tossicità acuta effettuati nel topo e nel ratto hanno evidenziato l'assenza di sinergismo di tossicità dei due principi attivi. Il trattamento per via orale del elenco degli eccipienti: amido di mais, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerolo 85%, talco, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dialimet a base di metformina più glibenclamide sono Gliconorm, Glicorest. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.